Oggi 19 giugno, fra 2 giorni il 21. Il 21 è l'inizio praticamente astronomico dell'estate. Il 21 giugno è il solstizio d'estate. Solstizio significa il momento in cui il sole si ferma, perché è al punto più alto rispetto alla Terra e quindi comincia l'estate, l'estate vera, insomma, l'estate ufficiale. E quindi oggi voglia di mare, di salute e di sole. Di scena oggi è il microbiota umano, quel piccolo universo di batteri, di funghi, di virus che abita il nostro intestino senza danneggiarlo, anzi il contrario, aiutandolo a star bene. Un superorganismo, qualcuno lo definisce quasi un secondo cervello che regola, coordina, presiede al funzionamento del nostro apparato digerente. Dunque, quanti batteri abbiamo nel nostro intestino? Quanto è grande questa specie di pacco che abbiamo nella pancia? Quanto pesa? Quali funzioni svolge? Sentiamo il dottor Attilio Maurano, chirurgo endoscopista presso l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno. Milioni di batteri che sono ovviamente più o meno diciamo diversi a seconda del tipo di vita che si conduce, della latitudine, e poi milioni, miliardi di geni che ovviamente hanno un'interrelazione con il nostro patrimonio genetico dell'individuo, e quindi immaginate le funzioni che possono svolgere dentro di noi a nostro favore e Sì. qualche volta contro di noi. Sì. Il Ah, il peso. peso. Il peso Il mi pare. peso è, oltre a quello che noi vediamo Sì. come produzione, nelle nostre feci praticamente ci sono la maggioranza di batteri morti, Sì. quindi il peso arriva a qualche chilo. Sono batteri che hanno finito il loro circuito nell'ambito Sì. E della diventano nostra scorie. vita e diventano Sì, scorie sì, sì. insieme alle fibre e altre sostanze che Sì, sì. vengono a costituire appunto diciamo Sì. le feci. Innanzitutto bisogna dire che il microbiota alla nascita non esiste, perché si forma attraverso il contatto con la cute della madre, per il passaggio nel canale vaginale con il parto, perché quando si nasce senza batteri all'interno dell'intestino. Poi man mano che appunto si ha il contatto con la suzione del capezzolo della madre, con diciamo, i contatti con la pelle e con altre cose, il bambino man mano che cresce ha una conoscenza che passa attraverso le sensazioni della bocca, e quindi è portato a mettere in bocca qualsiasi cosa per comprendere, per capire, assume purtroppo però anche dei batteri che vanno a costituire il suo patrimonio. Man mano che poi c'è lo svezzamento e quindi di conseguenza l'alimentazione, a seconda Sì. del tipo di regione dove vive, perché è diverso ovviamente il microbiota africano da quello là giapponese, da quello cinese, hanno delle similitudini ma sono alquanto diversi. Le funzioni sono quelle là di digerire una serie di sostanze che noi non possiamo digerire. Per esempio faccio il caso del galattosio. Il galattosio è uno zucchero che sta sulla parete dei legumi, che è indigeribile da parte del nostro organismo. Il galattosio viene in genere fermentato dai batteri intestinali, perciò si forma il gas, il metano. In quella maniera si hanno anche però delle sostanze positive che ritornano al nostro organismo. Sì. Ecco, c'è una forte relazione tra microbiota e cibo, microbiota e dieta, e farmaci, soprattutto gli antibiotici, e quindi tra il microbiota e tutte le principali patologie che affliggono l'umanità. Quale rapporto c'è, ad esempio, con le malattie come il diabete, l'obesità, le infiammazioni, anche le malattie autoimmuni come il Crohn, la SLA, e le migliaia di malattie rare che restano ancora avvolte dal mistero. Sentiamo ancora Attilio Maurano. Beh, ovviamente qua parliamo di ipotesi patogenetiche, non ci sono certezze se non relativamente ad alcuni dati. Per quello che riguarda le patologie infiammatorie croniche intestinali, tipo il morbo di Crohn, la rettocolite ulcerosa, si Sì. ipotizza che alcuni batteri hanno un assetto simili alla parete dell'intestino, quindi quando vengono in contatto con l'intestino stesso aprono delle porte che vengono diciamo a causare una risposta da parte del nostro sistema immunitario che li individua simili alla parete intestinale, quindi oltre a colpire il batterio viene colpita anche la parete intestinale. Per quello che Sì. riguarda alcuni tipi di patologie, tipo l'obesità, che è la malattia del benessere, Sì. immaginate che ci sono persone
che cercano attraverso l'uso dei vegetali, delle verdure, di fare una dieta dimagrante. Sì. Alcuni batteri sarebbero invece incriminati perché sì, sono capaci di creare zuccheri dalle fibre vegetali, dalle verdure, e quindi di conseguenza invece di abbassare la quantità di calorie la esaltano. Una persona che è convinta di dimagrire non dimagrisce più, anzi ingrassa, sì, consumando dei cibi a basso contenuto calorico. Ecco, sono tanti gli studi che associano le patologie con il cattivo funzionamento del mio microbiota intestinale, l'abbiamo sentito anche dal dottore Maurano. Ad esempio, potrebbe essere considerato il microbiota il principale colpevole di ansia e depressione. Una nuova conferma arriva dai ricercatori del Joslin Diabetes Center. Sono riusciti a dimostrare i ricercatori come buona parte dei sentimenti negativi siano in parte dovuti al folto gruppo di microrganismi che popolano il nostro intestino. Si sa che le persone che soffrono di obesità e diabete sono più inclini a sviluppare forme ansiose e depressive. La dieta cambia i batteri intestinali o i microbi. La dieta non fa solo aumentare o ridurre la glicemia, sta anche cambiando un sacco di segnali provenienti da microbi intestinali, e questi segnali poi arrivano al cervello. E non c'è gesto, cibo, bevanda o azione umana che non sia legata al microbiota intestinale, che è influenzato ad esempio dagli alcolici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare le 2 unità di alcol al giorno per l'uomo e 1 unità al giorno per la donna. Ricordiamo, l'unità alcolica è pari a circa 12 grammi di alcol etilico, grammi contenuti per esempio in 330 ml di birra, che è una bevanda a 5 gradi, in 125 ml di vino, che in media è 12 gradi, oppure in 40 ml di liquore, che ha a 40 gradi. E la scienza è in grado di confermare, come abbiamo anche prima accennato, che il microbiota è correlato ai disturbi di attenzione e di apprendimento nei bambini. Dalle analisi condotte si è dedotto che il Fecalibacterium risulta un possibile marcatore, un biomarker del deficit di attenzione e iperattività dei bambini. Possiamo quindi confermare che esistano differenze tra la componente batterica di bambini con ADHD, cioè con disturbo dell'attenzione, e soggetti sani. E si scopre anche un nesso tra microbiota intestinale e il cuore. La logica tradizionale ritiene che l'intestino svolga solo una funzione del tubo digerente, invece sappiamo con chiarezza che il nostro intestino è circondato e ripieno di una serie di microrganismi che possono muoversi e generare sostanze che vengono liberate e che sono in grado di influenzare altri organi a distanza. E tra questi organi c'è anche l'apparato cardiovascolare. Una volta lo studio di questi temi era appannaggio esclusivo dei gastroenterologi, oggi invece anche il mondo cardiologico, soprattutto per quanto riguarda l'ipertensione, si sta interessando a questo aspetto e a come l'apparato cardiovascolare possa essere interessato da un normale funzionamento della flora batterica intestinale. Il microbiota intestinale è sovrappeso e pancetta. Oggi si stima che nel mondo ci siano 500 milioni di persone, di uomini in sovrappeso, e 250 milioni di persone obese. Questi numeri sono allarmanti, anche perché l'obesità a sua volta può essere responsabile, lo abbiamo detto tante volte, di diversi disordini. Una ricerca condotta qualche anno fa ha riportato l'importanza del microbiota nell'immagazzinamento dei grassi. E per microbiota si intende una comunità di microrganismi, lo ricordiamo, residenti nell'intestino umano. Recenti ricerche hanno dimostrato che il microbiota, insieme all'orologio circadiano, contribuisce alla regolazione del peso corporeo e precisamente promuove l'accumulo del grasso corporeo. Il mediatore tra questi due fattori è rappresentato da un fattore di trascrizione. La relazione microbiota-orologio circadiano potrebbe spiegare perché le persone che lavorano di notte o quelle che lavorano frequentemente fuori sede distruggono il proprio orologio circadiano e possono sviluppare con un maggior tasso le malattie metaboliche come l'obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari, responsabili di varie funzioni come ad esempio il processamento dei componenti non digeribili dalla dieta. Ed in apertura abbiamo accennato anche al rapporto tra microbiota intestinale e l'estate.
Quale relazione c'è tra il nostro pacchetto di batteri intestinali ed il mare, il sole, l'aria aperta, l'estate? Quanto contano l'alimentazione e lo stile di vita per preservare il nostro microbiota? Sentiamo ancora il nostro chirurgo endoscopista Attilio Maurano. Beh, come è induttivo comprendere, l'aumento della temperatura dei mesi estivi espone il nostro organismo a contatto con una serie di sostanze che possono essere maggiormente fermentate proprio per la temperatura, e quindi questo può causare contatti con batteri non del tutto positivi. Sì. Quindi questo nostro patrimonio viene attaccato per esempio da delle creme che sono state per molto tempo a una temperatura più elevata di quella che dovrebbe essere, diciamo, la giusta conservazione, e quindi possiamo essere maggiormente esposti. Poi ovviamente sì, lo stress della spiaggia, del mare, della sudata, eccetera. Sono tutti attentati al microbiota. Diciamo, ci dispone a una maggiore possibilità di aggressioni dall'esterno. E quindi ricordo a tutti che è importantissima l'idratazione, la conservazione degli alimenti col ciclo del freddo, perché d'estate è molto più facile che i nostri alimenti, quelli che noi usiamo quotidianamente, possano essere alterati dall'eccesso di temperatura e quindi essere causa di ingresso di batteri non buoni. Sì. Così, la dieta mediterranea, che poi ha il suo contenuto notevole di fibre, eccetera, ci aiuta. Ci aiuta perché in effetti aiuta, insieme alla presenza dei batteri buoni, ad avere la regolarità dell'intestino, e la regolarità vuol dire che tutto funziona bene. Quando tutto funziona bene, gli attacchi dall'esterno sono più difficili. Sì. Non che non possa succedere, perché una contaminazione da batteri molto violenti, come capita di poter avere contatto nei paesi veramente diciamo equatoriali, dove la temperatura è talmente grande e l'igiene purtroppo spesso anche della preparazione degli alimenti non è la stessa dei nostri ristoranti, delle nostre zone. Là il vibrione del colera, per parlare di un'epidemia che qualche anno fa ha terrorizzato anche le nostre zone, sono delle cose che vanno tenute presenti. Quindi cercare di evitare di bere l'acqua in questi paesi che non sia imbottigliata, quando si va in India, quando si va nel Nord Africa, perché può essere pericoloso, appunto, succhi di frutta che non si sa come siano stati preparati, i cibi che contengono delle creme, ripeto, perché nei dolci ci sono spesso delle creme, e le creme, se stanno molto tempo non in frigorifero, possono denaturarsi facilmente. E non si vede che la crema sia, cioè la sentiamo purtroppo con l'effetto, diciamo, di una diarrea detta del viaggiatore, che ci colpisce e ci rovina le vacanze. Qualche giorno fa un amico mi raccontava di aver visto una scena terrificante nelle nostre zone, non mi ha detto con precisione il posto, però praticamente c'erano delle signore che aprivano confetture di pomodoro, la versavano in altri barattoli e la richiudevano. Penso che questo tipo di procedura sia la procedura ad alto rischio per la salute, e ovviamente perché probabilmente erano diciamo scadute quei prodotti e venivano riutilizzati. Ovviamente qua stiamo parlando di violazione dei codici legali, quindi di reati di tipo penale. Per non parlare di chi vende il pesce per strada, su banchetti improvvisati, magari risciacquati con acqua di mare magari non inquinata. Io credo che le catene dei negozi che abbiano la certificazione eccetera siano sempre da preferire, perché ho niente contro l'ambulante, ci mancherebbe altro. Ci sono tantissimi ambulanti che svolgono il loro lavoro con estrema professionalità e con grande correttezza. La sicurezza ovviamente nell'ambito delle catene dei supermercati, dove forse a volte si perde il sapore, ma si ha sicuramente la garanzia che ci sia stato il rispetto del ciclo del freddo, eccetera, o non so, della pescheria che ha una storia decennale, o di altri negozi che hanno, dal punto di vista della somministrazione alimentare, una storia e l'igiene che si percepisce quando si entra nel negozio, è forse da preferire al banchetto improvvisato, dove l'igiene è spesso trascurata.
Ecco, abbiamo visto pezzetti di interviste con il dottor Maurano realizzate qualche tempo fa e chiudiamo con il microbiota ed il cancro, perché la flora batterica potrebbe aiutarci a combattere il cancro meglio e più velocemente. Cerchiamo di comprendere come i batteri siano sempre stati implicati nella comparsa o nella guarigione del cancro. Per esempio, il batterio Helicobacter pylori è stato collegato al tumore gastrico fin dagli anni 90, ma da quel momento molti altri batteri sono stati associati alla formazione del cancro e allo sviluppo delle metastasi. Questo accade perché alcuni tipi di patogeni attivano una risposta anomala immunitaria, alterando gli strati delle mucose che dovrebbero invece proteggerci dagli invasori esterni. In questo modo si crea il corretto ambiente per la crescita tumorale. Si è dimostrato come alcuni trattamenti contro il cancro si appoggino al microbiota intestinale per rendere efficiente il sistema immunitario e combatterlo. In particolare, gli scienziati hanno scoperto come un chemioterapico denominato ciclofosfamide danneggi la mucosa intestinale, permettendo ad alcuni batteri intestinali di arrivare sino ai linfonodi e alla milza, luogo in cui si attivano specifiche cellule immunitarie. A Pittsburgh è stato realizzato un trial per raccogliere i batteri fecali dei soggetti che rispondono al trattamento antitumorale e trasferirlo su quelli che non rispondono. Le persone mangiano, noi mangiamo bifidobatteri da migliaia di anni, purtroppo al momento non si sa con precisione quali siano i batteri più importanti nella lotta contro il cancro. Insomma, la strada è quella giusta, ma la via da percorrere è ancora lunga.